medi che abbiamo già delineato, stare al di là della linea gialla è già pericoloso per i motivi che abbiamo detto, quindi il treno si sposta e una persona al di là della linea gialla può essere risucchiata sotto il treno. Questi signori addirittura sono stravaccati sui binari che, se passa il treno, quantomeno restano senza gambe. Ecco, qui c'è un treno in movimento. Capisco che a volte è spiacevole per il treno, ma cercare di salirci sopra mentre il treno si muove, cioè, potrebbe andare bene come quello che fa la prova di sopravvivenza. Quasi mai va bene. E comunque uno potrebbe farsi male e finire sotto il treno anche in questo caso.